In questo video faremo il test del sesto carico di Capodanno 2022-2023. Proveremo tutto, vi faremo vedere tutto. Bella a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta, io sono Samu e in questo video, come vi dicevo, faremo il test del sesto carico di Capodanno 2022-2023, quello con quel materiale veraramente figo che abbiamo preso da Pyrolux Nettuno. Un pezzo lo abbiamo qua, è il Cone of Crackling, che tra poco vedremo in rampa di lancio. Abbiamo poi i Thunder Cube che ci aspettano nella valigetta al sicuro dall'umidità, e poi alla fine vi mostrerò i test condotti dai produttori dei tre compound spettacolari che abbiamo preso da Pyrolux. Non ve li farò vedere in prima persona perché mi servono per Capodanno e ne ho solo un pezzo. Sono pezzi veramente rari, molto costosi, e quindi non avevo semplicemente budget per prenderne uno solo per spararlo, per fare il test. Ma vi farò vedere i test dei produttori. Grazie a Dio, diversamente da certi altri produttori che hanno dei test schifosi, queste marche straniere hanno dei test in 720 registrati veramente bene, e quindi potremo gustarceli a pieno e vi farò un piccolo commento di quei tre compound. Ma adesso basta con le chiacchiere e andiamo in rampa di lancio con i Thunder Cube. Ed eccoci qui ragazzi in rampa di lancio, abbiamo perso la nostra cameraman come sempre perché non è molto avvezza ai petardi, ma andiamo a vedere in azione questi Thunder Cube, davvero spettacolari ragazzi, guardate che fattura, sono bellissimi da tenere in mano. Thunder Cube della Leslie, non ci sono altre indicazioni tecniche, sono tutte sulla scatola, ma guardate qua ragazzi, si leva il cap e c'è questa bella miccia grossa, solida, spettacolo davvero ragazzi per questi Thunder Cube. Sono mega curioso di vederli in azione, dovrebbero avere 3,9 grammi di polvere nera. Li mettiamo, andiamo in rampa di lancio raga. Wow, che figata, che figata. No vabbè raga, sono bellissimi. Il botto non è forte, non aspettatevi una botta da 4 grammi di flash, è un petardo a polvere nera, ma adesso ve lo farò vedere in una posizione rialzata perché l'effetto è una figata atomica. Vediamo se riesco a prendere, appunto, non troppo influenzato dalla luce. Eccolo là, bella ragazzi, guardate che figata di miccia qua che abbiamo. Va. Che figata, troppo belli raga, che storia, veramente stupendi questi Thunder Cube che Pyrolux è riuscito a portare in Italia, tantissima roba, complimenti a Pyrolux che riesce sempre a portarci questi materiali un po' strani, un po' diversi, ma mega divertenti. Bene ragazzi, ci facciamo l'ultimo perché purtroppo il pacco è solo da 3, ma sono veramente mega divertenti. Lo dicevo ragazzi, la botta non è fortissima, non è una botta da 4 grammi, è veramente spettacolare, scenografico. La scena che fa è veramente meravigliosa. Va, che roba! Che figata! Pooh! Questo mi è sembrato più forte, veramente figo. Vediamo laggiù, è rimasto un residuo. Guardate qua ragazzi, il cadavere del petardo a polvere nera squartato da sotto, bellissimi questi Thunder Cube, veramente mega divertenti. Ma adesso passiamo a vedere il Cone of Crackling, quel cono gigantesco che ci ha mandato, inizieremo a vederlo prima così e in un video futuro lo vedremo a confronto con gli equivalenti prodotti importati da Allievi, ma per adesso gustiamocelo così. Cone of Crackling è un'altra delle novità che ci ha portato quest'anno Pyrolux Nettuno. Dopo il Cone of Crackling andremo a vedere i test dei produttori dei tre compound che ho preso nel carico da Pyrolux Nettuno. Sono dei compound semplicemente spettacolari con degli effetti veramente unici e ve li farò vedere con un piccolo commento mio per farvi vedere veramente che grande qualità che potete trovare.
Bene ragazzi, siamo qua adesso con il Cone of Crackling. Questo qua lo vedremo, ve lo dicevo prima, lo vedremo anche a confronto con gli equivalenti più o meno, con i grandi importati da Levi, per vedere un po' quali sono meglio, quali sono le differenze tra i diversi prodotti. Adesso non ho le unghie, quindi non riesco a raggiungere la cavolo di miccia per accendere questo Cone of Crackling. Cazzo, hanno chiusa veramente bene la miccia. Questo è un appunto che mi fa sento di fare a Leslie. Va bene anche un pochino meno, non deve resistere a una guerra atomica. Ok, ho raggiunto la miccia, andiamo in rampa di lancio. Bene ragazzi, fuoco alle polveri, vediamo questo cono spettacolare. Partito, questo dovrebbe essere esagerato ragazzi. Tutto cracking. Che roba raga. Spettacolare raga. Che cosa esagerata! Bellissimo questo Cone of Crackling, ragazzi! Se passate da Pyrolux Nettuno, se volete una fontana che veramente è l'anima della festa, prendetelo in considerazione. Che figata! Non vedo l'ora di vedere i due di allevi se sono minimamente vicini a questo. Questo, ragazzi, siamo in una strada che è larga circa 6 metri. Il crackling occupava tutti questi 6 metri. Una cosa veramente esagerata, spettacolo puro, ma adesso proseguiamo con lo spettacolo puro e andiamo a vedere quei mega compound.
Bene ragazzi, siamo di nuovo qui al freddo e al gelo nella rampa di lancio per la conclusione di questo video. Che dire, materiali veramente stupendi, effetti di altissima qualità, avete visto che ricchezza cromatica che c'è, che ricchezza nella qualità degli effetti, questo crackling che occupava tutta la strada, la nube di fumo che facevano quei Thunder Cube e il botto che comunque non era per niente male, ma soprattutto la super qualità di questi compound. Hanno una ricchezza cromatica allucinante, aperture super simmetriche, effetti veramente ricercati e veramente diversi da qualsiasi cosa possiate trovare in giro. E questo è il motivo per cui ho deciso di prenderli, di includerli nel mio spettacolo di Capodanno, nonostante siano costati una fucilata. Costano una fucilata, ma la qualità è al top e voglio darvi solo qualità top. Bella a tutti e ci vediamo alla prossima.